Ciao a tutte, video sui prodotti finiti durante il mese di luglio, ne ho davvero tanti, per cui comincio subito. Allora, comincio con questo scrub corpo al melograno di Bioficina Toscana, è un bel barattolozzo, faccio vedere, completamente vuoto, è un bel barattolozzo da 200 grammi. Questo scrub, come sicuramente saprete, ha la particolarità di essere uno scrub barra detergente. Io lo andavo ad utilizzare, diciamo, una doccia sì e una no, più o meno, quindi non proprio tutte le volte che mi lavavo in doccia. E spesso in alcune zone del corpo, perché non lo passavo su tutto il corpo, però lo andavo ad usare proprio anche come detergente, quindi al posto del bagno doccia, sostanzialmente. La consistenza e tutto sommato anche la colorazione sembravano quelli di una marmellata. Le particelle scrubbanti erano di diverse grandezze e lo scrub risultava non, come dire, non troppo deciso, cioè si sentiva l'azione scrubbante sulla pelle, ma non erano granuli troppo grossi o aggressivi. Il risultato sulla pelle era molto buono, ovviamente. La pelle risultava molto liscia, levigata, ma anche morbida, perché comunque la parte, diciamo, cremosa di questo scrub andava comunque anche a idratare la pelle. La profumazione era buona, un po' particolare, però a me piaceva e sì, si sente ancora leggermente buona. Non saprei descrivervela perché sapete che non sono capace di descrivere le profumazioni, però mi è piaciuto molto come prodotto. Non escludo di ricomprarlo anche se adesso sto usando uno scrub corpo che mi sta veramente facendo impazzire. Infatti il prossimo video che voglio pubblicare è sui prodotti utilizzati e amati da subito, quindi aspettatevelo perché lo girerò nei prossimi giorni. In ogni caso, questo prodotto buono. Finito poi questo detergente intimo di Alchemilla alle 7 erbe officinali. Di questo prodotto vi avevo parlato proprio nell'ultimo video, li uso da poco ma li amo tanto, che magari vi lascio qui sopra nelle schede, e piaciuto tantissimo, dal primo all'ultimo utilizzo, profumazione buonissima, molto buona, schiuma adeguata, consistenza né troppo liquida né troppo densa, lavare lavava, rinfrescare rinfrescava in maniera molto blanda. E buono, assolutamente mi ha molto colpito e anche questo posso assolutamente pensare di ricomprarlo. Altro detergente è questo sapone liquido al karité dei Provenzali 250 ml. Allora, di questo prodotto vi avevo parlato nelle stories di Instagram. Mi aveva colpito subito tantissimo perché, allora, intanto buonissima la profumazione. Nonostante fosse, e questa è l'unica pecca che trovo a questo prodotto, nonostante fosse molto molto liquido, faceva immediatamente una schiuma molto densa e molto molto cremosa e idratante. Questo prodotto l'ho acquistato da Tigotà, non mi ricordo il prezzo, però questo posso assolutamente pensare di ricomprarlo perché mi è piaciuto veramente tantissimo. Lasciava le mani molto morbide, non l'ho mai usato sul viso, a dire la verità, solo sulle mani. Però piaciuto tanto. L'unica pecca, ripeto, è che essendo un prodotto, un detergente molto liquido, troppo liquido, ogni tanto pigiando sul dispenser il prodotto cascava sulla mano, rimbalzava e finiva via, e finiva insomma in giro, per cui faceva il disastro. E poi dovevo andare con la spugnetta a passare a pulire. Quindi se il signor Provenzali vedesse mai questo video, non credo, ma magari qualcuno potrebbe portargli il mio messaggio. Se questo detergente, cioè se il detergente contenuto in questa confezione si riuscisse a fare un po' più denso, un po' meno liquido, sarebbe secondo me perfetto, perché veramente mi ha colpito tantissimo. Infatti ve ne avevo parlato praticamente subito dopo i primissimi utilizzi. Finito poi questo bagno doccia della marca Erbario Toscano. Questo è della linea Elisir d'Olivo.
Questo mi era stato regalato dalla Monica, dalla mia amica fiorentina, quando era venuta in visita da noi, mi aveva portato uno scatolotto pieno di questi prodotti meravigliosi. Allora, questo era un bagno doccia molto profumoso, con un profumo di pulito. Aveva la giusta consistenza, questo non era troppo liquido, come il detergente di cui vi ho appena parlato. Ottima schiuma, non aggrediva la pelle, la lasciava bella morbida, buono. Quindi grazie Monica. Sempre in tema di bagno doccia, però in mini taglia, abbiamo finito questa mini taglia appunto di Melvita di shower gel parfumé. Infatti era molto profumoso. Mamma, i prodotti della Melvita hanno delle profumazioni veramente buonissime. Questo shower gel era in una confezione, in una mini taglia da 40 ml, che ovviamente ci siamo portati in viaggio nei vari spostamenti che abbiamo fatto quest'estate. Questa mini taglia faceva parte di un kit che mi era stato omaggiato da Michele quando ero stata alla giornata al trattamento Melvita nel suo negozio, insomma, e mi è piaciuto tantissimo. Era bello denso, quindi non scappava via, faceva tantissima schiuma, aveva un profumo meraviglioso e lasciava la pelle bella morbida, quindi assolutamente consigliatissimo. E questo, vediamo se riesco a farvelo vedere, sì, è della linea L'Or Bio. Devo ancora provare, ho tanti campioncini dell'olio corpo di questa linea, devo ancora provarli però. E poi passiamo al viso. Ho finito il mio scrub viso preferito di sempre, proprio in assoluto assolutissimo, è questo qui, l'Oil to Milk Scrub di Madara. Ve ne ho parlato in più di un video sicuramente, l'ho adorato, cioè la pelle così setosa e morbida, come dopo aver sciacquato questo scrub, non me lo lascia nessun prodotto. Ha una consistenza particolare perché parte come una sorta di gel oleoso, diciamo, con i microgranuli all'interno. Quando poi si comincia a massaggiare sul viso inumidito diventa quasi lattiginoso, per quello si chiama oil to milk. Basta massaggiarlo per un minutino e nel momento, a parte che è anche profumatissimo, quindi anche durante il massaggio è molto molto piacevole. I granuletti non sono troppo aggressivi, però fanno un bell'effetto scrubbante. E nel momento in cui io andavo a risciacquare questo prodotto, la pelle era seta, proprio liscissima, levigatissima, morbidissima, non aggredita, bella morbida, una cosa eccezionale. Finito poi questo balsamo labbra di Latte Luna, anche di questo vi ho fatto il video, ve lo lascio qui sopra tra le schede. Sapete che era già in dirittura d'arrivo e adesso è proprio finito e anche un po' scavato. Come vedete, ho cercato di usarlo proprio fino all'ultima goccia. Sapete già che mi è piaciuto tantissimo, quindi non mi dilungo. Andatevi a vedere il video dedicato alla linea stick care di Latte Luna. Siamo alla sezione capelli. Allora, finito questo shampoo per capelli grassi della marca Setarè, con bardana e menta, sebo regolatore purificante rinfrescante. Allora, rinfrescante direi proprio di no. Sebo regolatore purificante, lo stesso direi anche di no, nel senso, era uno shampoo fluido, dalla consistenza fluida, un po' liquidino, ma non troppo, non di quelli che scappano via tra le fessure delle dita. La profumazione era tra l'erbaceo e il mentoloso, però non, io non sentivo un effetto rinfrescante sulla cute. Sicuramente andava a lavare i capelli, faceva una buona schiuma e non aggrediva la cute, sicuramente. Però che fosse sebo regolatore e purificante,
Sinceramente no, nel senso che io comunque dovevo andarla ad utilizzare un giorno sì, un giorno no, esattamente come mi capita con la maggior parte degli shampoo, quindi non è che mi teneva i capelli puliti per un giorno in più o per mezza giornata in più, no. Sicuramente un buono shampoo, ma non mi ha particolarmente colpita, sinceramente. Quindi direi un prodotto senza infamia e senza lode, che non mi viene né voglia di ricomprarlo, sinceramente. Non che abbia fatto male il suo lavoro, assolutamente, però non è che neanche mi abbia fatto particolarmente innamorare. Un prodotto che invece compro e ricompro e ricompro ancora è il balsamo della Ecos. Questo è nella versione con aloe. Adesso ne ho acquistato un altro che non mi ricordo più, forse con l'avena. Comunque, sono 250 ml, è certificato ICEA. Costa pochissimo, non mi ricordo, ma credo intorno ai 4 euro più o meno. Districa in un nanosecondo, ha una buona profumazione, non appesantisce i capelli, si trova facilmente da Tigotà. Cos'altro devo aggiungere? Sarà, penso, il mio balsamo per la vita. Questo e altre versioni simili, insomma, magari ogni tanto così per cambiare profumazione, ma il prodotto in sé è assolutamente eccezionale. Poi, continuando con i capelli, ho finito quasi, nel senso che ce n'è un fondo di barattolo giusto per l'ultimissima applicazione, dopodiché sarà finita. Questa maschera per capelli di Biomarina che si chiama Intense, maschera ristrutturante intensiva. Sapete che questa confezione me l'ha omaggiata Giulia, che saluto e ringrazio, della bioprofumeria Green Maison in centro a Padova. Non la ringrazierò mai abbastanza, perché questo prodotto veramente mi ha stupita tantissimo. Io di solito non sono una che usa particolari prodotti per i capelli. In ogni caso, vi ho fatto anche il video sulla mia hair care routine del periodo e ve lo lascio qui sopra tra le schede. Quindi probabilmente non avrei mai avuto la curiosità di provare questo prodotto che mi ha veramente svoltato i capelli. Sicuramente mi ha svoltato l'estate, nel senso che io applico questo prodotto, come vi ho fatto vedere in quel video, sulle lunghezze, dalle lunghezze, diciamo da qui, da metà capelli fino alle punte. La tengo più o meno 5 minuti e poi lo vado a risciacquare. Quindi non ho mai fatto un impacco pre-shampoo con questo prodotto, ma anche già utilizzandolo solo così, quindi su capelli umidi, mi ha veramente reso i capelli molto molto più morbidi, perché io qua sulle lunghezze tendo ad avere i capelli abbastanza secchi e un po' cespugliosi e un po' crespi, diciamo, con questo prodotto. Ma ve ne avevo già parlato, fin dal primo utilizzo ho notato che i miei capelli erano infinitamente più morbidi e disciplinati proprio, e non appesantiti. Nonostante io abbia i capelli grassi, questo prodotto non me li va assolutamente né ad appesantire né a sporcare, quindi è stata veramente una scoperta eccezionale. E l'ho già ricomprato, o meglio, l'ho già comprato, perché appunto questa confezione mi era stata omaggiata e sono tornata recentemente in bioprofumeria da Giulia per acquistare la seconda confezione, perché soprattutto per l'estate, momento in cui i capelli si seccano di più, sono più stressati, per me è diventato un must have, proprio assolutamente eccezionale. Per curiosità, proprio quando sono stata da Giulia, mi sono fatta dare altri due campioncini, o meglio, campioncini di altri due prodotti che mi incuriosiscono. Uno è questo impacco per capelli rivitalizzante di Maternatura alla passiflora, che ho già utilizzato. Ci ho fatto, diciamo, un'applicazione e mezza, qui erano 10 ml. Allora, che cosa ho notato? Ovviamente sì, vi posso parlare della primissima impressione. Comunque, cosa ho notato di questo prodotto rispetto a questo? Innanzitutto la profumazione, mi piace molto di più la profumazione di questo, perché questa è una buonissima profumazione, ma è molto dolce e per le mie narici un pochino troppo stucchevole. Sui miei capelli questi due prodotti hanno
all'incirca lo stesso effetto, però ho notato che di questo prodotto qui di Maternatura ne devo usare di più per ottenere lo stesso effetto che mi dà questa maschera. Quindi, tutto sommato, per il momento, sono contenta di aver comprato, la seconda confezione di questo prodotto, perché appunto mi sono fatta dare il campioncino di questo di Maternatura e della maschera, nutriente, mi pare, di Giada. Perché così, per curiosità, per provare altri prodotti, per vedere se c'è insomma qualche alternativa che può andare bene per i miei capelli, perché sapete che comunque a me piace cambiare spesso i prodotti. Per il momento questo non potrebbe essere una valida alternativa a questo prodotto qui, per i motivi che vi ho appena detto. Quindi per il momento sono contenta di aver comprato la seconda confezione di maschera della Biomarina. Quando proverò anche il campioncino della maschera della marca Giada, eventualmente vi farò sapere. Poi, finiti i due prodotti della stessa marca e tutti e due per i denti, abbiamo finito questo dentifricio di Ecodenta alla cannella. Questo era un tubo da 100 ml, l'ho acquistato da Michela alla parafarmacia Cosmobio, è piaciuto parecchio, sapeva di cannella ma sapeva anche di menta, diciamo di qualcosa di fresco, lavava bene i denti, faceva una buona schiuma. Non mi sembra che abbia particolarmente aggredito lo smalto, però appunto mi sentivo i denti belli puliti. L'unica cosa è che rispetto ai dentifrici, diciamo normali, quelli che si trovano nei supermercati, dovevo usarne una quantità leggermente maggiore. Infatti, sì, è durato abbastanza, ma non tantissimo. E comunque. Buono, da Michele ce ne sono anche altri di gusti, diciamo, di questi dentifrici che hanno Buoninci, non so se ve l'avevo detto, ma Ecodenta ve lo poteva anche far intuire. Sicuramente ne proverò degli altri. Il costo non è proprio bassissimo perché credo di averlo pagato sui 6 euro e qualcosa, quindi il costo non è proprio bassissimo, però insomma per curiosità sicuramente ne proverò degli altri. Avevo scelto come primo questo alla cannella perché ovviamente sapete che mi piace molto la cannella. Della stessa marca avevo preso in quell'occasione anche questo colluttorio con camomilla. Questo aveva un gusto molto delicato, quindi non particolarmente rinfrescante, si sentiva abbastanza la camomilla e mi è piaciuto tantissimo perché andava effettivamente a lenire e contribuiva a disinfiammare le gengive infiammate, cosa che a me capita purtroppo abbastanza spesso. Quindi questo qui mi ha veramente positivamente colpita. Adesso, per cambiare, ho voluto provare a prendere sempre di questa marca e sempre da Michele quello con salvia, menta ed aloe, che è sicuramente più rinfrescante, però anche quello mi sembra che abbia una certa azione lenitiva sulle gengive. Quindi, insomma, con questi prodotti devo dire mi sto trovando bene. Finiti poi questi dischetti, questi non sono i soliti, quelli della Quando è, perché mi ero trovata senza ed ero capitata al Famila, sapete che la Selex è quella marca che si trova al Famila, però devo dire molto buoni anche questi, molto validi, sono quelli ovali. Finito poi tutta una serie di campioncini, vado veloce, ve li mostro un po' così, sono tutte creme mani, vedete c'è questa della Elfer. Poi c'è Verde Sativa, quella della Lum, quindi Bio Earth, due di Bema, queste qui, ok? E poi questa qui di Dr. Hauschka e due di Veleda. Allora, le ho trovate tutte molto valide, però vi dico quella che mi è piaciuta di più e quelle che mi sono piaciute di meno. Allora, quella che mi è piaciuta di più in assoluto è stata questa qui della Elfer. Questa marca si può trovare, ad esempio, dalla Susy di Magie di Sapone, che è sì un negozio fisico, ma anche lo store online, quindi diciamo, è più accessibile, diciamo, anche a chi non abita da queste parti.
Perché mi è piaciuta questa crema mani? Qui c'è scritto trattamento mani nutriente e protettivo, intensive hand treatment, vedete in inglese. Era effettivamente una crema molto 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 nutriente. Potrei anche pensare di acquistarla per il periodo più freddo e da mettere magari tipo la sera proprio come trattamento mani, perché l'ho trovata veramente ottima, molto nutriente, molto idratante, proprio un bel trattamento di bellezza per le mani. Poi, come vi ho detto, tutte le altre sì, buone, niente da segnalare, buone creme idratanti dall'assorbimento abbastanza veloce. Un'altra crema che mi è piaciuta tantissimo, se non fosse per adesso vi dico, questa qui di Dr. Ushka, questo campioncino qui, allora la crema in sé, che era una crema di colore giallino, era veramente un portento quasi paragonabile a questa qui di Elfer, quindi molto idratante, molto nutriente, però dal rapido assorbimento. Peccato, ed è questo il motivo per cui penso che non la comprerò assolutamente. Puzzava tantissimissimo, troppissimissimo di alcol. Infatti, l'alcol è tipo al secondo posto dopo l'acqua nell'inci e si sentiva da morire, proprio una cosa insopportabile ed è un vero peccato perché la crema in sé era veramente un portento. Stesso discorso, per queste due di Veleda. Buone creme mani, ma sebbene l'alcol non sia proprio in seconda posizione, anche queste, non so, credo che sia una caratteristica dei prodotti tedeschi, puzzano di alcol, cioè non so, c'è poco da fare. No, non mi piace proprio questa caratteristica perché poi si sente, si continua a sentire anche dopo un po' che la crema si è assorbita, quindi no, non ci siamo. L'ultimo prodotto che vi mostro, me ne stavo dimenticando, è il cartoccio esterno di questa saponetta che si chiama Lissia, credo, sapone artigianale al propoli della marca Arangara. Questa saponetta mi era stata omaggiata gentilmente da Sara quando ero stata a trovarla a Carpi alla bioprofumeria aromatizzata. Ovviamente saluto e ringrazio Sara. Allora, questo sapone era stato pensato prevalentemente per il viso, essendo al propoli, sapete che il propoli ha un'azione purificante e quindi doveva essere utilizzata principalmente come sapone viso per una pelle grassa. Non avendo io in questo periodo particolari problemi di pelle grassa, di acne o cose del genere, l'ho utilizzata come sapone mani. Come sapone mani mi è piaciuto molto. Era sicuramente molto pulente, abbastanza sgrassante, ma non aggressivo perché comunque andava a fare una bella schiuma molto morbida. È durato anche tanto come sapone perché nonostante facesse tanta schiuma, si consumava abbastanza lentamente. La profumazione era quella del propoli, quindi buono, mi ha fatto sicuramente una buona impressione questo prodotto e ovviamente ringrazio Sara per avermelo fatto provare. Bene. Questo era tutto per questo mese. Come al solito è venuto un video lunghissimo, spero di riuscire a tagliare qualche parte. E in ogni caso, se siete arrivate fino qua, vi ringrazio. Vi saluto e come sempre, se volete, ci vediamo alla prossima. Ciao!